Quale fu il primo atto di resistenza in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale? Carissimi, bentrovati sul canale. Oggi porto un racconto nato un po' per caso. Stavo leggendo alcune ricerche sulle cavità naturali, sulle grotte che consentirono agli uomini di vivere sull'Acropoli fin dall'età preistorica, quando mi sono imbattuto in un inciso, una citazione di un evento particolare. E quindi oggi parliamo di Manolis Gleizos e Apostolo Santas, due ragazzi che nel 1941 rubarono la bandiera nazista dal Partenone. Iniziamo. Quello che state ascoltando è l'ultimo messaggio libero trasmesso dalla radio di Atene. Elines, i germanis volis evriscolde ista prothira ton Athinon. È il 27 aprile 1941. La Wehrmacht sta entrando in città e presto la radio cadrà in mani nemiche. Adelphia. La conquista della capitale da parte delle forze dell'asse segnò la sconfitta della Grecia, che soltanto pochi mesi prima era riuscita a conquistare parte dell'Albania respingendo le truppe italiane. I risultati disastrosi della campagna voluta da Mussolini costringono la Germania a intervenire nei Balcani. Così la Wehrmacht invade la Jugoslavia e con un'azione fulminea, il 27 aprile, le truppe del Reich sono già alle porte di Atene. Una piccola parte dell'esercito greco viene imbarcata in tutta fretta e trasferita a Creta, mentre il resto delle forze armate si scioglie come neve al sole. Nel frattempo, sull'Acropoli viene issata la svastica nazista. È in questa occasione che, secondo la tradizione popolare, il giovane Costantinos Kokidis si avvolge nella bandiera nazionale e si getta dalla rupe, in un atto estremo di patriottismo. Le immagini d'archivio dipingono invece un clima sereno tra gli occupanti, intenti a scattare foto ricordo e a godersi la bellezza delle rovine. Presto però, i tedeschi dovranno prendere atto del sentimento di ostilità che serpeggia tra la popolazione. Gli studenti universitari di Atene sono i primi ad organizzarsi e tra questi figurano i protagonisti della nostra storia. Si tratta di due ragazzi appena diciannovenni, di fede antifascista. Il primo, Manolis Gleizos, è uno studente di economia. Il secondo, Apostolos Santas, si è da poco iscritto alla facoltà di legge. Il più focoso tra i due è certamente Gleizos, che un anno prima aveva già tentato di arruolarsi come volontario sul fronte albanese, ma era stato respinto a causa della giovane età. I due studenti non riescono a sopportare la vista della croce uncinata sul Partenone. Sentono l'urgenza di agire ed escogitano un progetto folle: rubare la bandiera nazista. Tuttavia, l'Acropoli è ben sorvegliata. I tedeschi pattugliano non soltanto la rocca del Partenone, punto strategico e al contempo altamente simbolico, ma anche l'area circostante, rendendo impossibile avvicinarsi. La svolta avviene quando Gleizos e Santas scoprono una via d'accesso alternativa. La rocca dell'Acropoli è infatti caratterizzata dalla presenza di grotte e cavità naturali nelle quali l'acqua piovana riemerge come fonte. Prima dello scoppio della guerra, queste cavità erano state oggetto di studio da parte degli archeologi, i quali avevano sondato, tra le altre, la cosiddetta fonte Micenea, un pozzo utilizzato dagli abitanti dell'Acropoli intorno all'anno 1000 a.C. L'entrata del pozzo è situata nei pressi dell'Eretteo, il tempio che ospita la famosa loggia delle Cariatidi, e si dipana in profondità per oltre 100 metri. Gleizos e Santas, però, riescono a individuare un accesso situato ai piedi del colle, utilizzato negli scavi degli anni precedenti, e una volta all'interno scoprono che le impalcature usate dagli archeologi sono ancora lì. Un piano che sembrava impossibile all'improvviso diventa realtà. L'occasione giusta arriva nella notte a cavallo tra il 30 e il 31 maggio del 1941. Da giorni i tedeschi sono impegnati nella conquista di Creta e quella sera le poche sentinelle rimaste stanno festeggiando la vittoria.
l'acropoli appare sguarnita e i due amici, dotati soltanto di una torcia e di un coltellino, iniziano così la scalata nelle grotte all'interno della rocca. Giunti in cima, la situazione è tranquilla al punto che i due non si fidano. Perlustrano a lungo la spianata. L'area però si conferma deserta. Ora o mai più. Si avvicinano al pennone, un lungo palo metallico assicurato da tre tiranti d'acciaio. In cima, una bandiera enorme. Iniziano a calare giù la corda, lentamente, ma arrivata a metà strada, la stoffa si impiglia nei tiranti. Sono attimi di panico, ma i due ragazzi non si perdono d'animo e riescono infine a tirare giù la bandiera. Le dimensioni, però, non permettono di portarla via intera. Decidono allora di tirare fuori il coltello e farla a pezzi, portando con sé soltanto la parte centrale. Dopodiché imboccano nuovamente il pozzo e spariscono nelle viscere del colle. Nelle strade di Atene vige il coprifuoco. Glezos e Santas sono già diretti a casa quando un poliziotto li nota e gli intima l'alto. Non si tratta di un tedesco, ma di un agente della forza municipale greca, che senza indagare troppo si lascia convincere dalle scuse dei due studenti e li lascia andare. La mattina seguente, il comando tedesco non riesce a credere ai propri occhi. Sui giornali della città vengono pubblicati annunci ed ultimatum che segnano un netto cambio di passo nei rapporti con la popolazione. Coprifuoco alle 22, tolleranza zero verso le critiche, divieto di manifestare simpatia nei confronti dei prigionieri inglesi e soprattutto pena di morte comminata in contumacia per gli autori del gesto. Glezos e Santas alla fine non vennero arrestati per il furto della bandiera, ma trascorsero comunque molto tempo in cella perché parteciparono alla resistenza greca. Santas fu arrestato varie volte e alla fine riuscì a scappare in Italia e da lì ad emigrare verso il Canada. Glezos invece ebbe una vita politica molto più attiva, spesa sempre a sinistra. Fu arrestato varie volte per la sua partecipazione alla resistenza greca e fu condannato a morte molteplici volte, ma riuscì sempre a cavarsela. Questa sua vita politica culminò poi nel 2014 con l'elezione ad europarlamentare tra le fila del partito di Syriza. Detto questo, il video è finito. Se vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e soprattutto a lasciare un commento e a lasciare un like. Ci vediamo alla prossima. Ciao!